Buonasera Duce e bentornati a Chanton Ladin. Da più di 700 anni la magnifica comunità di Ciadore la sedà da fa per mantenere vive e a una le vai cadorine. Il vicepresidente Emanuele D'Andrea ne conta valc de pi su sta storica istituzione in anterpassà ed avvenì. Poi sono capa di Emanuele D'Andrea, vicepresidente della magnifica comunità di Cadore, proprio per parlare di questa istituzione, vecchia di 700 anni, ma che continua a vivere. A cosa può servire di in poi per le nostre valli? La magnifica comunità Ancoi, sì, la 700 anni, però bisogna dire innanzitutto che te il Consiglio e tutti i 22 comuni del Cadore, e dopo la magnifica comunità rappresenta anche un modo di essere dei cadorini, anche nei posti più disparati, come Elego e paesi come Zoppè e come Selva, che è lontane su altre valli, che però è sempre in Consiglio della magnifica comunità e viene sempre presenti, forse spesso più di tante altre. Che fa la Diden Quei, la magnifica comunità? La roba più importante che la fa è le borse di studio. A studenti delle medie, delle superiori, ai laureati, non è tante schei, però gli studenti sono molto contenti di ricevere questo riconoscimento. E dopo però, ultimamente, negli ultimi 20 anni, la magnifica comunità è la coordinatrice di una decina di musei sparsi sul territorio del Cadore. E il fatto di essere riusciti a legare insieme e a creare un unico centro, diciamo così, di interesse, è stato fondamentale perché un vida che l'altro. Ecco, questo è un team, è il concetto per semplificare che è la magnifica comunità, ma è tanto altro. La parla niente di due robe, unione, e se voi de rappresentate tutte quante, e un'altra roba, i dovin. Una delle robe più interessanti, secondo me, della magnifica comunità sul piano di Zonde Face Conosce è il libro dell'onore, dove che viene scritte le persone che le visine alla magnifica comunità soprattutto che le rappresentative del territorio. E questo elenco, che ormai ha più di un centinaio di persone, è veramente dei grandi personaggi. Uno di questi personaggi, vicino a noi, perché purtroppo è scomparso da poco, è Don Lorenzo Dell'Andrea, un grande giornalista, direttore dell'Amico del Popolo del 63. L'Amico del Popolo è un giornale importantissimo perché dà spazio e continua a dare spazio da sempre al ladino. E tutta la nostra tradizione, le inte proprio del dialetto. Nota se scriveva in latino, ma dopo gli scominciò a scrivere a parlare in dialetto. Quindi il tempio, diciamo così, della magnifica comunità è anche il tempio del dialetto, la lingua, una lenga, come se vuoi chiamarla, che ha fatto venire su generazione e generazione di persone. E tutta la nostra tradizione, le inte proprio del dialetto. Anche in Alie le finì dalla stagione da distà. A un incontra Fridolino Bernardi, gestore dell'alberca Le Alpi, che ne conta come che l'hai dù dalla stagione appena passata e come che gli darei a CGA perché la dà d'inverno. Se una a una a Fridolino Bernardi, albergator da Col e laura in Alie da un bon cin de anni, voleva ne sentì in cin come che l'hai duta la stagione 2024. E se ne conta in cin de la dent che ave, chi che ven a ne visita e a spende tempo in te nostro luogo. Sì, allora, la stagione è ormai quasi alla fine, manca una settimana, sicché se Paul già fa una buona considerazione di che è stata, le sta una buona stagione nella totalità, è in cin scarsa a maggio e giugno e purtroppo anche a settembre, ma solo per una questione del tempo. Leo la neve di aprile, la neve di mai, la fioca di giugno, l'eruo tempo di settembre, in out leva la neve, la gente non la poteva camminare, non la poteva venire in bicicletta, non la poteva fare l'alta via, sicché ha un sofferto un cinema. Nella totalità, alla fine, è stata una buona stagione. Buona parte, fortunatamente, dei stranieri, visto che l'italiano ormai le una percentuale più bassa di quel che è straniero, da tedeschi, spagnoli, sudamericani, giapponesi, insomma un po' dappertutto. Fortunatamente che li duci quanti stranieri, sicuramente. Quanto è importante, se è importante, le farede anter chi che fa turismo della zona dell'Alto Agordino in generale, in Tele Dolomiti? Sì, le
l'unico sistema per potersi in avanti pulito, sicuramente. Noi siamo andrio che sono verso le Olimpiadi. Sicuramente le tante robe da mettere a sì, ma noi abbiamo la fortuna di essere sulle Dolomiti, sì che l'80% del lavoro le fa il panorama la che siamo vitui. Il resto è il fondo noi, ma insomma se può dare fanci meglio. Dunque anche la fe aveva da in cinnun con che l'altra, sì, anche sì, al paese. Sicuramente agli specialmente mi sono, fra virgolette, foresto, perché sono da Col, sì che, però mai c'è tabe non in aglie, non hai nessun problema, cugne seduc, perché tutta la gente che adesso in contenta piazza, le gente che le venivano da scuola con me, perché fa le scuole a Ciauri, sì che le come se fosse quasi accesa, insomma, però sì sì, assolutamente, nessun problema. Nodo mai turismo, in televai ladine, le ignero dent che porta in avanti al lavoro, lega alla terra e all'allevamento di animali da stala. A San Vido, il dove Enrico Pordon ne conta del suo lavoro da bacan. Buondì, sono Pordone Enrico di Chida Masarie e in cui sei la nostra stalla di Ciaures a San Vido. Noi abbiamo 80 Ciaures da latte con libere che le spodi fuori a pascolà tutto il tempo della buona stagione. Ecco qua, questa è una delle nostre udoles. La udola sarà proprio la ciauretta d'Oena. Dos la meschena si può vedere San Vido e tutta la nostra vare, sagnò che ho la possibilità di fare appunto pascolare la Ciaures e agnò che si può guardare, sentate do magari intanto che si mangia un buon agri gelato fatto col nostro latte di Ciaures, si può guardare la nostra Crodes. Ecco Soruades il nostro punto vendita, caice on tutti i nostri prodotti fatti con latte di ciaura, muon dal yogurt, a stracchino, la puina, e ruon fino al formai anche pistaionà, ruon fino a 12 mesi, quindi è un formai bel vecchio, duro. Ha anche prodotti di altre aziende agricole come il salame, speck e anche la nostra verdures. Agnò che ha in cui proprio la mele, appena curata su, cavolo rapa e i fiocchette. Questo è il nostro agrigelato, ho vinto anche un premio. Faccio il gelato come che si faceva a notte, quindi con latte, i voi e il zucchero, e è proprio una ricetta de famiglia, della nostra famiglia della fine dell'Ottocento. Al latte che dovrò al nostro latte di ciaura, che le ha dato anche a chi che ha problemi di intolleranza al lattosio o problemi col colesterolo. Grazie per essere stati con noi outer, vi aspetto mercoledì che vengo altre nuove. Sani e buona continuazione!